10 partite alla fine della stagione, le 10 dei playoff, 5 d'andata e 5 di ritorno, per decretare la nostra posizione finale in classifica e soprattutto per capire se saremo in grado di qualificarci per una Coppa Europea l'anno prossimo, che sia Conference, Europa League o Champions League. Molto più difficile perché siamo lontani da Midtjylland e Copenaghen, come leggete, però dobbiamo sognare. Sigla e poi partiamo con quest'ultimo capitolo della prima stagione. ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca! E quindi, eccoci qui con la panoramica, con Brøndby Randers che sarà la nostra prima partita dei playoff, con la dirigenza che si complimenta con noi, e questo è un motivo d'orgoglio. Direi che il nostro andare avanti nelle coppe europee ha sicuramente aiutato. Prima di partire però devo farvi presente una cosa molto importante che già sapete se mi seguite su Instagram, perché sapete che per me il Brøndby è molto speciale. Sapete che l'anno scorso il Brøndby Stadion per me è stato uno stadio molto speciale, perché ho raccontato le imprese del Brøndby che ha vinto il titolo dopo 16 anni. Ebbene, sarò presente al Brøndby Stadion il 25 aprile, e quindi tra qualche giorno, per Brøndby Midtjylland, e quindi vi porterò con me, uscirà il vlog, sarà secondo me uno speciale interessante dopo il finale della prima stagione. Comunque adesso mettiamoci veramente comodi, anzi mettetevi comodi, io devo mettere l'elmetto, rimboccarmi le maniche, perché 10 partite non sono poche, infatti già sto parlando troppo. Partiamo con questo rush finale e con questo sogno finale della prima stagione. Buon pomeriggio dal Brøndby Stadion, iniziano ufficialmente i playoff della Superligaen 21-22 e si parte con il primo giro al pallone degli ospiti. Palla buona per Vito, cerca Camara, trova Tibling, deviazione, ancora Tibling e poi Mirante. Su Camara, sempre Mirante, miracoloso. Si apre Solbakken, Wigan la porta a spasso, guarda adesso Solbakken e lo serve. Buona idea per il norvegese, dietro Wigan, dentro Ure. La porta e crossa Solbakken per Ure! Sempre puntuale e torna al gol Mikael al minuto 9 con la fascia al braccio, visto che Max è infortunato, che sia lui il nostro trascinatore. Skjelderup, a destra sempre Solbakken, lancio a cercare il norvegese, bello stop con il petto, Solbakken! Fa quello che vuole, scherza con la difesa del Randers, si beve un caffè. 2-0 Brøndby, si sta buttando dentro Skjelderup, premiato, poi riparte anche Mabil, Skjelderup vuole cercarlo, cross che arriva, Kallesbe, poi c'è Fagir, come Solbakken, nello stesso modo in cui Ola segnò il primo gol con la maglia del Brøndby in quella porta, fa 3-0 e prende la telecamera. Un risultato molto rotondo, soprattutto grazie a Mirante, perché ha parato, l'ha resa un po' più semplice se vogliamo. 3-0, ce lo portiamo a casa. E vediamo che hanno fatto le altre, ma soprattutto pensiamo al derby, perché c'è il Copenaghen. E invece sapete che, citando il saggio, vi devo dire, la situa brutta brutta non è. Perché comunque l'Aarhus ha fermato il Midtjylland, che è ancora inarrivabile. Il Copenaghen ha perso, noi ci avviciniamo al Randers, e quindi bisogna vincere il derby. Buona lettura di Bruce, che è riposato contro il Randers per esserci oggi. L'appoggio è su Solbakken, ma dentro Skjelderup, visto che palla di Solbakken per Skjelderup! Che col piattone al volo sblocca il derby! 1-0, ancora Skjelderup contro il Copenaghen, come nella sfida della Brøndby Stadion, che poi finì male. E qui la palla di Solbakken è un cioccolatino, e forse può essere proprio Solbakken il nostro vero crack di questo finale di stagione. Wind si gira, l'appoggio è su Falk, occhio che qui Bruce si dimentica Sliti, che lo salta e crossa per Zeka, che fa 1-1, qui messi male noi. Ungard ha provato la diagonale su Zeka, che però ha tagliato internamente, era solo, bella palla di Sliti, pareggia il Copenaghen.
occhio al movimento di Bill. Dentro c'è Wind, corre Bill, tacco per Stage, 2-1. La ribaltata il Copenaghen. A destra Zeka, dentro la palla per il 10, che cerca l'assist per Bill. 3-1 per il Copenaghen al tramonto del primo tempo. Sono micidiali, hanno avuto 3 palle gol, riescono a smarcarsi perfettamente. Noi sempre sul pezzo, poi appena molliamo un attimo ci fanno male. Ure sponda su Skjelderup, sta partendo anche Solbakken a destra, c'è l'apertura per lui, dentro sempre Skjelderup, Solbakken lo vede, crossa bene per Skjelderup, miracolo di Grabara, primo squillo del Brøndby, non è finita. Russa ha raccolto, ha trovato Slimane, si gira, vuole Mensah, si gira pure Mensah dentro l'area, vuole andare sull'esterno, Ankersen lo chiude, Grabara allontana, palla che non fa molti metri, quindi Wigan ancora su Mensah, aggancia e attacca sempre Ankersen. Siamo al 91esimo, sul rinvio di Mirante finisce il terzo derby stagionale, 2 sconfitte su 3. Sono più forti di noi, sono chiaramente più forti di noi, più pronti, più forti nel senso di forza. A inizio secondo tempo siamo ripartiti benissimo e non riuscivamo a entrare nell'area di rigore perché ci spostavano. Però non finisce oggi il campionato, non dobbiamo disperarci assolutamente. È una sconfitta che poteva arrivare, è arrivata e adesso ripartiamo. Occhio perché la Ruka ci fa un regalo, ci offrono quasi 2 milioni per Christian Kappis, che è un giocatore che sapete non posso vedere e che quindi può partire. E intanto rieccoci al Brøndby Stadion, è la terza dei playoff, Brøndby contro Aalborg, e neve ad aprile sul Brøndby Stadion. Vabbè, non fate domande. Prip vuole partire, lo fa bene, occhio a Prip che insiste, rientra sul mancino e crossa Trajkovski. Giocatore che in Italia conosciamo bene, 0-1 alla Brøndby Stadion. Vediamo se parte Mabil perché ha acceso il motorino, ha acceso la Ducati qui a Vermabil. Fino in fondo, poi il tocco per Ure! Si distende il portiere, c'è anche Solbakken, ma prima Grandi. Panzu, occhio alla palla verticale su Trajkovski che scappa ancora. È un 2 contro 1 con Cembe nella terra di nessuno e Mirante la para di petto. Sbaglia in uscita l'Aalborg, Solbakken ne vuole approfittare, prende il fondo, cross e pareggio! Sempre il solito asse, Solbakken, Skjelderup, prendiamo il pallone perché è 1-1. Solbakken vuole ancora costruire qualcosa, trova Skjelderup, parte Ure servito, in area, guarda il portiere, Ure! Mikael Ure! Il Brøndby ribalta la partita, ancora Mikael! Con la fascia al braccio va ad esultare coi compagni, è un gol pesante. Tutto il Brøndby a protezione con Rostedt che allontana, la palla verso Solbakken, il triplice fischio dell'arbitro, la vittoria pesante del Brøndby, il carattere di una squadra ferita dopo la sconfitta nel derby, ma di una squadra che è ripartita e che risponde presente. E tra l'altro questo è un risultato perfetto perché si ferma il Copenaghen ma non vince l'Aarhus. E questa è la situazione attuale: meno 9 dal secondo posto, meno 3 dal terzo. Siamo già in zona Europa. Calma, abbiamo anche venduto Kappis. Per la cronaca, molto bene così. Solo che la prossima non è una partita banale, eh. È la partita, c'è Brøndby Midtjylland e tra l'altro inizia quel periodo lì. Andiamo rapidamente su calendario perché adesso affrontiamo 3 volte in 2 settimane il Midtjylland. 2 volte in campionato, 1 volta in semifinale di Coppa, partita secca. È sempre bello, è sempre speciale. È Brøndby Midtjylland, non servono presentazioni. Evander... 2 con Onyedika, Rosted disturba e Vander prende l'incrocio, ha rischiato molto. Brøndby che riparte con l'appoggio di Solbakken che poi va nello spazio, lo vede, lo serve Ure, Solbakken ha preso il tempo, in area Solbakken, fuori poi giallo dalla parte opposta per Marroni, ma anche chi se ne frega. Benissimo Bungard nella lettura, poi 1-2 con Frendrup e apertura su Mabil. Brøndby sul pezzo, attacca da sinistra Mabil, dentro Ure, lo vede Mabil che crossa, secondo palo, Ure al volo! La tocca Lossell, ma non basta perché ha segnato il nostro bomber, 1-0 al minuto 9. È un gol che fa esplodere il Brøndby Stadion, è un gol che vuole scrivere qualcosa di nuovo su questo finale di stagione.
Onyedika, dentro il pallone che filtra Marroni. Che cosa ha preso Mirante? Però Brusa ha capito Juninho, gli dà fastidio e gli porta via il pallone. Dentro Perure, che segna ancora! 2-0! 2-0! Si sono addormentati! Calma! Non è semplice quando si parla di Bronny Mithiland, ma calma! Potrebbe comunque essere una spallata al match. Solite finte da parte della norvegese. Poi fallaccio su Solbakken e rosso diretto a Pione Sisto, che va sotto la doccia. Déjà vu del Mithiland in 10 al Brøndby Stadion. Fu Paulinho il 9 maggio 2021, è Pione Sisto oggi. Siamo avanti 2-0, adesso anche con l'uomo in più. Lossa il corto, Sviacenko. Onyedika sbaglia tutto, ma Bile è lì. Adesso confusione in casa Mithiland. Palla dentro per Wigan. Guarda e serve Ure. In area, defilato. Guarda Lossel. Ure! Dentro ancora! Dentro ancora! Con Lossel che la tocca. Ma non basta nemmeno questa volta. Apoteosi per il Brøndby. 3-0. 3-0. 3 gol di Mikael Ure. 12 in campionato. Papera di Lossel. Spettacolo assoluto, sembriamo noi la prima in classifica. Occhio che si inserisce Isaksen, vuole smentirmi. Mirante dice no, ma gli ha dato rigore. Ma che stai scherzando? Ma basta fischiare sti rigori ridicoli, tutto l'anno che fischi sti rigori ridicoli. E segna. 3-1. Solbakken protegge ancora, la tiene lì, 89. Con tutto il Brøndby Stadion a godersi gli olé in questo finale di partita, perché siamo lontani dal Mithiland in classifica, ma è sempre una grande rivalità, una grande goduria quando portiamo a casa dei risultati positivi contro questa squadra, anche perché possiamo dirlo, sono 3 vittorie su 3 in casa in questi playoff ed è 4-1 con il poker di Mikael Ure, li ha fatti tutti lui, sei un pazzo e ti amiamo per questo. È ufficialmente esploso il Brøndby Stadion, vi dicevo 3 su 3 in casa in questi playoff e primo scontro diretto ufficiale, considerando quelli con Mithiland e Copenaghen, vinto, vinciamo, anzi stravinciamo contro il Mithiland. Ure si porta il pallone a casa e se lo merita. E questa è una spallata importantissima, importantissima alla stagione, alla finale di stagione. Chiaramente il Mithiland vincerà questo campionato, però ci facciamo rispettare anche noi, mi sa. Adesso, tra l'altro, a proposito di Mithiland, c'è la semifinale secca. Si gioca all'MCH Arena, loro vorranno una rivincita per portarsi a casa un double. Comunque, chi vince oggi affronta una tra Silkeborg e Aalborg in finale l'11 maggio. E allora la tocca Mikael Ure, che torna, anzi resta in campo dopo i 4 gol nella sfida di campionato. Evander, tocco al limite su Jasi, va sul destro, trova Marroni che si gira e serve Kaiuste, che fa subito 1-0 per il Mithiland. Era prevedibile che partissero in questo modo. Solbakken vuole accendersi, il talento norvegese che prende la corsia, dentro c'è Ure, visto e servito. Ure! Ancora contro il Mithiland, riporta il Brøndby sul livello del mare, è 1-1 all'MCH Arena. Con il norvegese che prima ha trovato l'assist per Ure, adesso aspetta che Ure parta e lo serve. Velocità da parte di Mikael che entra in area, poi si ferma, va sul destro, Lossel la lascia lì e Solbakken ringrazia. Comeback del Brøndby che la ribalta in 2 minuti col gol del norvegese. Qui Rosted forza l'anticipo, prende il pallone, grande giocata da parte di Sigurd e quindi Nesca Mabil. Ure dentro Skjelderup, largo Solbakken, Skjelderup manda al bar l'avversario, poi arriva ancora Ure, sempre Mikael, 3-1 per il Brøndby, 3-1 per il Brøndby. Siamo al tramonto del primo tempo e vuole reagire il Mithiland, ha bucato l'intervento Cembe, 3-2, 3-2
erroraccio da parte di Cembe. Abbiamo mandato in porta Marroni che la riapre. Calcio d'angolo di Evander altissimo, a cercare Dalsgaard, ha messo fuori Cembe che vola e poi Solbakken mette giù ed evita il ritorno di Anderson. Occhio che va Skjelderup senza palla, Solbakken saggiamente la porta a spasso perché non c'è angolo per servire Andreas. E allora cost to cost, e allora dentro Skjelderup c'è anche Mikael che ne fa altri tre contro il Midtjylland. Un'ora di gioco, 4-2 per il Brøndby. Contropiede micidiale della squadra di Marconi. Isaksen, Marroni si gira e calcia subito, segna un gol straordinario. La partita, lo abbiamo capito, è infinita. Parte Skjelderup allora verso Rosted che gira, secondo palo Cembe sulla linea Anderson. C'è Jasi, c'è Evander, è in zona tiro, c'è il tocco dentro, Cagliustè lascia Marroni in area, Marroni di ritorno, fuori gioco di Cagliustè secondo me, ma c'è Mirante e c'era fuori gioco, no, fischialo tra una settimana. E il Brøndby si prende la finale di Coppa di Danimarca. In 4 giorni batte 2 volte il Midtjylland che sembrava imbattibile quest'anno. E soprattutto in 4 giorni, in 2 partite, Ure ne fa 7 al Midtjylland. 4 in campionato, 3 oggi in finale. Ci andiamo noi e questo è un avviso anche per la prossima stagione. E ce la giocheremo contro l'Alborg, tra l'altro la finale per la cronaca, perché hanno battuto 1-0 il Silkeborg. E comincia Aarhus Brøndby. Attenzione perché l'Aarhus ha già fermato il Copenaghen, che è l'unica contro cui abbiamo perso in questi playoff, quindi dobbiamo assolutamente stare attenti. Poulsen apre, buon pallone per Bundu, poi D'Alberto indietro, Anderson in zona tiro, doppia suola di Anderson, Rosted viene a respingere, poi fallaccio su Radosevic e occhio al cartellino perché siamo solo a inizio partita, ma l'arbitro estrae il rosso per Barbarousis, resta in 10, prova a lanciare. Bundu con il petto fa un sombrero a Bungard fino in fondo, Bundu rientra e calcia, golasso di Bundu che porta avanti l'Aarhus. Grønbæk riesce a crossare, è solo Anderson, 2-0, ma ci siamo dimenticati di Anderson. Cembe fa bene a mettersi le mani tra i capelli. A destra sta arrivando Bruce, il servizio è per Anthony Bruce che prende bene il fondo, sempre Bruce, guarda dentro perché ci sarebbe Ure che la riapre. Frendrup, Mabil, Ure, occhio che parte anche Skjelderup e si apre l'Aarhus, questa volta è solo anche Solbakken a destra, il servizio è per lui, Solbakken in 1 minuto, 2-2. Nel movimento di Ure, lo vede Frendrup, non lo serve, ormai è anche zona tiro e quindi calcia in porta, si distende Hansen, poi Ure, lascia lì Mabil, Osner e si chiude l'Aarhus. A letto Solbakken, può ripartire subito il norvegese, anche se comincia a finire la birra in corpo, ma lui allunga le leve, entra in area, in mezzo Ure, lo vede Solbakken, Ure! Come si dice in danese, remontada, perché è quello che abbiamo fatto, da 0-2 a 3-2, avanti noi e in questo momento terzi in classifica. La partita è finita, la partita è finita, occhio al cross che arriva, Bruce la mette fuori, la partita è finita, è finita! Il Brøndby vince al Ceres Park in rimonta, da 0-2 a 3-2 e adesso ci sarà un'altra gara impegnativa a livelli clamorosi, psicologicamente soprattutto, contro il Midtjylland, perché ne abbiamo vinte 2 su 2, ora c'è la terza nel giro di quelle 2 settimane famose ed è anche la partita che dà il via al girone di ritorno di questi playoff. Dobbiamo migliorarci, abbiamo vinto 4 partite su 5 all'andata perdendo il derby con la Copenaghen e adesso proveremo a fare 5 su 5. Perché non lo so dove possiamo arrivare, al primo posto sicuramente no, ma il secondo non è impossibile.